tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuler e oggi ragazzi voglio parlare insieme a voi di uno degli oggetti più ambiti, più bramati di Fortnite. Lo vedete già sopra di me ragazzi, è molto intuibile. Oggi ragazzi parleremo del lama. Praticamente già lo sapete, non ve lo sto neanche a spiegare, ma essendo un video tutorial, devo essere giù dritto, devo essere dritto. Il lama, ragazzi, è quel mega cestone, chiamiamolo, la pignatta, se volessimo essere proprio più precisi, che ci dà 500 unità di legno, di pietra e di metallo, 10 pile di munizioni per ogni arma e 3 trappole. Quindi è ovvio pensare come me, anche voi, tutti vogliamo cercare di trovare il prima possibile, tra l'altro durante la partita, un lama. Innanzitutto ragazzi devo dirvi una cosa che forse non tutti sanno. Di lama ragazzi ce ne sono solo 3 in ogni partita. Quindi non è che tutti possono trovare il lama. Dobbiamo essere solo un po' fortunati, un po' tanto fortunati per capitare, incappare nel lama e trovarlo. Però c'è da dire un'altra cosa che è a nostro favore: i lama non vengono generati in posizioni casuali, e questa è una figata. Ci sono ragazzi delle location prostabilite, questo è per cito, location prestabilite dove il lama potrebbe apparire. Oggi ragazzi ne andiamo a vedere addirittura 15, 15 location dove potreste trovare il lama. Quindi ragazzi, voi quando giocate a Fortnite cercate di tenere a mente all'inizio una location, vi buttate lì a cannone e piano piano vi cercate di ricordare anche tutte le altre, anche per avere una buona discesa per quanto riguarda la vostra partita. Il primo lama ragazzi, Bronk, eccolo lì, Parco Pacifico in prossimità C4. Si trova sull'esterno della casa che c'è tra C3 e C4. In poche parole ragazzi, se noi arriviamo dal lago verso Parco Pacifico, nell'angolino di sinistra c'è una casa che appunto sulla mappa è tra C3 e C4. Spesso e volentieri lì all'esterno ci possiamo trovare un bel lama. Numero 2 ragazzi, alle sponde del saccheggio. È facile questo è forse uno dei più facili da trovare, o comunque di uno di quelli che dà più nell'occhio. Si trova ragazzi nel bel mezzo del lago, quindi proprio dentro l'acqua, nell'angolo nord-ovest. È capitato anche a me di vederlo qualche volta. Numero 3 ragazzi, a est di Acri Anarchici. Come si dice, in uno dei campi che ci sono vicino al ponte, nella sezione nord del quadrante G3. Quindi ragazzi, quando andiamo ad Acri Anarchici andiamo a vedere il ponte, quello che va giù per il par, per il labirinto vicino alla torre di Xyuder. Ecco, quella è come si dice, il percorso da fare, e dove c'è il ponte potremo trovare un lama. Ricordo di averlo trovato, deve essere però nella parte bassa, vicino al fiume. Avanti ancora, senza fermarci ragazzi, a sud di Pinnacoli Pendenti, in prossimità della casella D6. In poche parole ragazzi, lo troviamo nel confine tra D6 ed E6. Bisogna proprio rimanere fuori da Pinnacoli, e se siamo fortunati mentre andiamo giù verso sud potremo incappare in questo quarto lama. Forza, così che non ci fermiamo. Numero 5 ragazzi, questo è a sud del Boschetto Bisunto, in prossimità della casella C7. Non c'è molto da dire, è molto facile, lo troviamo anche questo proprio fuori da tutto il complesso di case di Boschetto, vicino alla riva del mare. Potremmo trovare un nuovo lama. Avanti ancora, avanti ancora, avanti ancora. Bronk! Questo ragazzi rimane a sud del cantiere. Che cos'è il cantiere? Allora, tra Tomato Town e Retail Row, che momentaneamente sembra che non ricordi il nome in italiano,
c'è quel complesso di no capannoni, i container che vengono chiamati il cantiere, tra virgolette, praticamente, ragazzi, rimane verso il Corso Commercio, se non ricordo male, tra Tomato Town e Corso Commercio, a sud di questo cantiere si potrà avere la fortuna di trovare un altro lama. Avanti ancora, ragazzi, questo invece è ad est del Borgo Bislacco, quindi, come avete visto, ragazzi, nella mappa qui al mio fianco rimane sul confine tra G7 ed F7, diciamo verso sempre sud, a est appunto del Borgo Bislacco. Avanti ancora, avanti ancora. Qua ce ne sono tre vicini, ragazzi. Il primo, ragazzi, è a nord di Lande Letali, in prossimità del quadratino F7. Rimane praticamente nel confine, sul confine tra F7 e F8. Basta solamente, ragazzi, da Lande Letali andare giù via dritti verso i magazzini. Potremmo avere la fortuna di trovarlo, ma ce n'è un altro, come avevo anticipato poco fa, che è lì vicinissimo, ragazzi, ed è anche questo sul confine tra F7 ed F8. In poche parole, un pochettino più spostato a est, a ovest rispetto a Lande Letali, e rimane sotto a sud del Borgo Bislacco. Mentre, ragazzi, c'è il terzo, che lo state vedendo, rimane proprio a ovest di Lande Letali, tra Lande Letali e il fiume. Noi, se dovessimo atterrarci, ricordiamoci che ci sono tre lama lì vicino. In base a dove si va a stringere la safe, ci andiamo, magari siamo fortunati e ne troviamo un altro. Forse che non sono mica finiti, ne abbiamo ancora quattro, ragazzi. Questo è il numero 11, se non ricordo male, e rimane a est di Corso Commercio, in prossimità di I6, ragazzi. Praticamente c'è, a est del Corso Commercio, un triangolo di alberi. È molto facile da vedere, sono sicuro che, se non l'avete ancora notato, lo noterete adesso che dovete andare a cercare il lama. Quindi lì a est del Corso Commercio se ne può trovare un altro. Tra l'altro, non ve lo mostro, ma sempre lì, o a nord del triangolo di alberi c'è il lama, o a sud del triangolo di alberi c'è il lama. Quindi non ve li segno perché la posizione è sempre quella. Andiamo avanti con il terz'ultimo lama, ragazzi. Qua non si vede perché volevo farvi un po' capire meglio tutta la dimensione della mappa. Questo qua, ragazzi, rimane a sud di Putrido Pantano, praticamente proprio sotto la scritta che troviamo della mappa, appunto, Putrido Pantano. Se siamo fortunati, lo potremo trovare. Si trova in una di quelle isolette, diciamo, che rimangono un pochettino più alte dal fango. Avanti ancora con il penultimo, ragazzi, e questo è quello che si può trovare in uno dei campi a ovest di Acri Anarchici. Diciamo che rimane più o meno tra F2 e F3, in modo che così anche voi, se aprite la mappa e vi ricordate di questo lama, potreste trovarlo, diciamo, da Acri Anarchici in direzione Motel. Ultimo, ragazzi, ma non meno importante, track. Eccolo qua, questo, ragazzi, è una figata. Questo non era segnato, ma l'ho trovato io personalmente in una live. Questo, ragazzi, lo trovate a Pinnacoli Pendenti e lo trovate su un albero. Sì, nell'albero vicino al campo da basket. Lo conoscete tutti, quello lì che c'è praticamente verso la fine di Pinnacoli Pendenti. Nell'albero che c'è lì di fianco, sopra un ramo, potreste trovare il lama. Beh, ragazzi, questo era veramente un video tutorial su dove trovare tutti i lama finora conosciuti su Fortnite. Però mi raccomando, ragazzi, se per caso vi capita di trovare un lama, porca miseria, guardate un attimo prima di aprirlo dove l'avete trovato e fatemi sapere se per caso esistono altri posti, non solo per me, ma anche per i ragazzi che stanno guardando questo video. Io vi ricordo di lasciare un bel like se vi è piaciuto il video, di iscrivervi al canale e noi ci vediamo in live. Ciao!